Bentrovate e bentrovati per questo nuovo appuntamento di Televisioni Future, questo straordinario strumento di comunicazione diretta con la città, con Caltagirone, con gli uomini, le donne, i giovani, gli anziani che animano, che danno vita al contesto cittadino nel quale viviamo. Questo documentario splendido, queste immagini meravigliose che avete appena avuto modo di vedere, raccontano gli albori di Caltagirone Bene in Comune, raccontano prove d'amore per la città, raccontano l'esigenza che già un anno e mezzo fa tante persone, tanti uomini, tante donne, tanti giovani ebbero di trovare un luogo, uno spazio all'interno del quale iniziare a discutere, progettare la città che vorremmo e la città per la quale ci stiamo spendendo. Ringrazio Tano San Martino che ebbe modo di mettere a disposizione il luogo, il suo mulino nel quale realizzammo tutto ciò, un luogo che mi vide partecipe nella qualità di spettatore insieme a molti altri, attento osservatore di un processo che stava nascendo e che via via ha preso forma e dimensione. Ma voglio soprattutto ringraziare Valentina Pellitteri, filmmaker, director e author di cinema e documentari e video art. Voglio ringraziare Daniela Di Martino, filmmaker e fotografa. Le voglio ringraziare perché hanno realizzato un prodotto straordinario che hanno voluto donare a Caltagirone Bene in Comune e che per noi rappresenta un documento storico, culturale, visivo di fondamentale importanza perché rappresenta il modo in cui siamo nati e il modo in cui ci siamo evoluti. Le voglio ringraziare di vero cuore per questo prodotto straordinario che hanno realizzato e per avercelo donato e insieme a loro voglio ringraziare Tano San Martino per avere con la solita straordinaria generosità voluto ospitare prove d'amore per la città. Siamo partiti da una idea di città con prove d'amore e siamo arrivati a Caltagirone Bene in Comune, a questo progetto civico che giorno dopo giorno cresce sempre di più e desta sempre di più l'interesse della città. Il video che avete appena visto, realizzato da un mio grande amico, che ringrazio pubblicamente, Paolo Barone, è un omaggio alla città. Non è soltanto uno spot elettorale a sostegno del candidato sindaco Fabio Roccuzzo, è anche un modo concreto per dire come si possa fare politica mostrando amore per la propria città e si possa usare uno strumento elettorale, uno strumento politico anche per promuovere in chiave turistica, culturale, la città che amiamo e la città per la quale ci vogliamo spendere. Ci eravamo lasciati la volta scorsa dandovi alcuni indirizzi email, un numero di cellulare al quale inviare messaggi per farci e farmi delle domande e una pagina Facebook per tenervi costantemente informati sulla nostra attività. Siamo ben lieti che molte domande siano già arrivate attraverso il numero che ancora una volta compare in sovraimpressione. Domande che dimostrano come i cittadini vogliano capire, apprendere, vogliano sollecitare ai candidati sindaci risposte concrete. Io non mi sottraggo a nessuna domanda, perché non ho paura di nessuna domanda e lo faccio in una dimensione di assoluta linearità. La prima domanda è di Simona Pettinato che mi chiede: Salve, perché dovrei votare per lei tra tutti?
Io non ho la presunzione di essere il migliore, io sono una persona molto umile, che ascolta, che ha ancora tanta voglia di imparare, ma sono anche una persona che in tutti questi anni ha costruito attorno a sé e su di sé una buona esperienza politica amministrativa. Ho costruito relazioni regionali, nazionali e di carattere europeo. Oggi mi sento all'altezza del compito. Oggi penso di poter mettere a disposizione della mia città, dei giovani, degli uomini, delle donne che animano Caltagirone, l'esperienza che ho maturato, le relazioni umane e politiche. Penso di avere le carte in regola per poter fare il sindaco di questa città e insieme a me lo pensano tutti coloro che hanno concorso, contribuito a dar vita a questo straordinario movimento civico, in una dimensione di collegialità, di condivisione ampia dei processi, che ha reso possibile appunto che da prove d'amore per la città venisse fuori Caltagirone Bene in Comune, un grande contenitore civico all'interno del quale uomini e donne, partendo da esperienze politiche diverse, si sentono rappresentati. Un contenitore civico che si struttura in due liste, i cui loghi vedete alle mie spalle, cambiamo la città e bene in comune. Liste che stiamo riuscendo a costruire con una incredibile facilità grazie alla disponibilità di tanti professionisti, di tanti uomini della società civile, di tante donne che stanno avvertendo il bisogno di spendersi. L'unica ragione per cui io mi sento di dire che debbo essere scelto a differenza degli altri, è perché sono uno che ha dimostrato di potercela fare, sono uno che ha dimostrato con la propria onestà, la propria competenza di essere all'altezza del compito, ma sono soprattutto uno che ama questa città, che ha un figlio che vuole far crescere in questa città. Sono uno che avverte il bisogno di impegnarsi concretamente perché le cose cambino, perché Caltagirone torni ad essere punto di riferimento, attrattore culturale e turistico, perché io penso di potercela fare, ma insieme a voi e con voi, per realizzare un progetto politico che ridia respiro a questa città. E ringrazio Simona Pettinato per questa domanda, perché mi mette nelle condizioni di poter parlare di ciò che davvero posso fare e di ciò che davvero insieme vogliamo fare. Marilena Gravina mi chiede, gentile candidato, vorrei sapere se lei è di centrosinistra. Bene, Marilena, il concetto di centrosinistra ad oggi purtroppo non è più un concetto univoco. Bisogna capire che cos'è il centrosinistra, se è quello che governa la regione siciliana, se è quello che governa a livello nazionale o se è quello che in forme e modi diversi governa in molti comuni e molte regioni. A me questo interessa poco. Io rimango indubbiamente ancorato ai valori del centrosinistra, che rappresentano il mio DNA politico. Io inizio a fare politica partendo dal volontariato cattolico, è quello il luogo nel quale mi formo e nel quale trovo anche il bisogno e la voglia di imprimere una svolta al mio impegno nella società civile. Ed è un impegno che si è poi coniugato con la storia e la cultura della sinistra italiana, e che si è poi ulteriormente sposato con l'idea dei movimenti, col sostegno e l'adesione all'associazionismo, con la mia militanza in Lega Ambiente, con la mia iniziale partecipazione all'Azione Cattolica. Questo è il centro-sinistra nel quale credo, un luogo dove i valori del cattolicesimo democratico, dell'idea di una cultura progressista della società associata all'impegno nel mondo del volontariato trovano una sintesi. Se questo è centrosinistra, sì, io sono indubbiamente un uomo di centrosinistra, ma io penso che oggi questi schemi, soprattutto in una dimensione amministrativa come quella che ci accingiamo ad affrontare con l'elezione del nuovo sindaco della città, debbano essere archiviati e superati. Tant'è che noi parliamo alla città nelle sue diverse sfaccettature, nel modo in cui essa si articola, senza pregiudizio alcuno, perché abbiamo l'ambizione e l'aspirazione di raccogliere, mettere insieme, rendere sinergiche le migliori intelligenze di questa città. E queste intelligenze stanno un po' dappertutto, non solo da una parte, ed è a quelle intelligenze che vogliamo parlare, ed è con quelle intelligenze che vogliamo lavorare, ed è grazie a quelle intelligenze che vogliamo costruire
Vogliamo costruire un'idea di città nuova che superi alcuni steccati culturali, ma che nel rispetto della cornice culturale della quale parlavo renda possibile il dispiegamento forte, deciso di tanti uomini e tante donne che non hanno dato un contributo a questa città, ma che oggi invece lo possono dare. E l'appello che noi lanciamo è un appello alla città, a tutti, perché insieme a noi concorrano, contribuiscano a cambiare le cose. Giovanni Ingegnere, si firma senza cognome, mi chiede: ma perché si ostina, tanto mi dà del lei e mi piacerebbe che tutti mi dessero del tu, perché io sono Fabio e Fabio rimarrò anche quando diventerò sindaco di questa città, ma perché si ostina a non partecipare alle primarie che le propone il PD di Caltagirone? Io ringrazio Giovanni per questa domanda perché mi consente ancora una volta, e spero l'ultima, di fare chiarezza. Prove d'amore per la città prima e Caltagirone bene in comune dopo hanno avviato un progetto aperto nella città e hanno invitato tutta la città. Ai nostri incontri hanno partecipato anche i dirigenti del Partito Democratico, al primo, al secondo, poi inspiegabilmente hanno deciso di non partecipare più ai tavoli programmatici, alle discussioni sul programma, legittimamente. Noi naturalmente ce ne siamo fatti una ragione e siamo andati avanti con tutti coloro che hanno creduto nello sforzo che stavamo producendo dentro la città e con la città. E questo sforzo è poi arrivato alla definizione di una struttura, di un'assemblea, di un movimento articolato al suo interno che ha deciso in modo unanime di individuare in me il candidato sindaco. A fronte di questa scelta è improvvisamente arrivato un tour de force del Partito Democratico che ha ostinatamente chiesto che io, in nome e per conto del movimento, partecipassi alle primarie. Mi sono più volte recato anche in questa emittente televisiva per spiegare come un movimento civico non può in alcun modo partecipare alle primarie del Partito Democratico e di nessun altro partito, perché un movimento civico raccoglie storie, culture, esperienze diverse e questo è Caltagirone bene in comune. E abbiamo più volte detto al Partito Democratico che però sulle cose da fare per la città eravamo pronti a qualunque confronto in ogni luogo e in ogni sede. E peraltro paradossale che questi appelli alle primarie giungessero solo dagli schermi televisivi e mai da una telefonata o da un incontro. Fatta eccezione per un piacevole incontro con un mio caro amico, io negli ultimi 6 mesi non ho ricevuto nessuna telefonata, dicasi nessuna, e sono pronto, come dire, a dimostrarlo, da qualsivoglia dirigente del Partito Democratico. Ed è un po' surreale che questa insistenza alle primarie sia finita col far sì che le primarie il PD non le facesse più. Era così essenziale che Fabio Roccuzzo partecipasse alle primarie del PD. Le primarie del PD potevano essere legittime solo se io vi avessi partecipato. Mi sembra riduttivo e mi sembra anche un po' riduttivo che si costruisca un percorso con questo metodo rinunciando a questo metodo per il solo fatto che il candidato di Caltagirone bene in comune ha deciso di non partecipare alle primarie. La verità è un'altra, la verità è che le primarie sono state uno strumento tardivo con cui il Partito Democratico ha ritenuto di volere tessere legittimamente alcune relazioni e costruire alcune alleanze. Ma noi abbiamo detto da sempre, da subito, che eravamo indisponibili alle primarie. Ed eravamo indisponibili alle primarie ancor prima che io venissi scelto come candidato sindaco. E se il movimento avesse scelto chiunque altro al posto mio come candidato sindaco, anche costui si sarebbe reso in tutti i modi indisponibile a partecipare alle primarie del Partito Democratico. Allora io penso che tutto questo tema interessi poco ai cittadini. C'è un tema che è quello della politica, che è quello delle proposte, che è quello delle soluzioni concrete che noi vogliamo dare alla città, che noi vogliamo rappresentare alla città e lo vogliamo fare in una logica in cui noi ci stiamo mettendo noi stessi, anima e corpo, con la nostra storia, la nostra credibilità, la nostra vita, il nostro quotidiano, le nostre amicizie, le nostre relazioni. Si può svilire il dibattito politico solo attorno al tema delle primarie. E poi diciamoci la verità, 3 anni fa in questa città le primarie si sono celebrate
e hanno determinato un risultato paradossale, e cioè il fatto che coloro che poi hanno votato quella coalizione al primo turno, cioè alle elezioni vere, alle primarie vere, sono stati inferiori a coloro che alle primarie votarono, in ciò determinando un equivoco di fondo che non è mai stato sanato. E poi diciamoci la verità, abbiamo l'esperienza di Roma, abbiamo l'esperienza di Napoli, che ci racconta come ormai le primarie non sono più uno strumento lineare per scegliere un candidato sindaco, un candidato presidente della regione. Rimangono uno strumento a disposizione dei partiti, ma nella misura e nella dimensione in cui i partiti ne fanno un uso diverso da quello che ne fanno oggi. Come nel caso degli Stati Uniti d'America, dove a votare alle primarie sono gli iscritti al Partito Democratico, coloro che si registrano in un database. Ma vedere primarie dove vi partecipano elettori dello schieramento opposto, che poi non votano il candidato risultato vincente dalle primarie, è un po' surreale. E credo che sia la dimostrazione e la rappresentazione di come questo strumento, nato per ragioni nobili, via via si sia svilito. Allora, noi vogliamo su questo metterci una pietra sopra. Noi non eravamo disposti a partecipare alle primarie, ci hanno invitato a partecipare alle primarie soltanto qualche mese fa alla luce della espressione della mia candidatura a sindaco da parte di Caltagirone Bene in Comune. Ancora ostinatamente ci è stato richiesto, e noi con molto garbo abbiamo ribadito la nostra assoluta indisponibilità. Noi siamo in campo fuori dalle primarie, in una logica altra, aperta, per concorrere a risolvere i problemi di questa città, e lo facciamo con tutti coloro che vogliono darci una mano in questo senso, perché abbiamo la presunzione, in questo caso sì, di avere messo in campo un progetto che è credibile e che siamo certi sarà vincente. Antonio, avvocato, mi dice: ho partecipato al Garden Bar all'ultima iniziativa su Visioni Future, può spiegarmi meglio la proposta sugli albi professionali? Lo ringrazio per questa domanda, perché mi consente di rispondere su una delle cose che di più connota il nostro agire politico e su ciò che io intendo usare e argomentare per connotare la mia candidatura a sindaco. Ogni amministrazione, quando non è nelle condizioni di poter trovare all'interno della macchina amministrativa, tra i dipendenti comunali, personale adeguato per svolgere un incarico professionale, ha la possibilità per legge di rivolgersi all'esterno. E nel fare questo lo può fare discrezionalmente, badando naturalmente al fatto che i destinatari e i beneficiari siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ecco, questa discrezionalità ha fatto sì che per molti anni, da sempre forse, sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione, ma anche assessori, usassero l'affidamento dell'incarico come strumento clientelare per raccogliere consenso. Bene, io ti do l'incarico a te ingegnere per farmi quel progetto, però poi tu mi porterai i voti. Io do l'incarico a te avvocato per difendere il comune in questa causa, ma tu poi dovrai votare con me. E via 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 discorrendo. Noi che abbiamo fatto della legalità e della trasparenza il DNA, l'asse fondante della nostra proposta politica, intendiamo in modo esplicito rinunciare a questa discrezionalità. E determinando il fatto che tale discrezionalità debba valere in casi specifici, cioè quando devi scegliere per esempio un avvocato cassazionista o quando per esempio devi dare l'incarico per la redazione del piano regolatore generale e hai bisogno di un urbanista, che non sempre è facile riscontrare tra architetti ed ingegneri. Ma in che modo la vogliamo sostanziare questa rivoluzionaria proposta di trasparenza? In un modo banale. Vinte le elezioni e divenuto sindaco, di concerto con gli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi, dei geologi e di tutti gli ordini professionali più in generale, attiveremo una richiesta rivolta a tutti i professionisti della città per chiedere se vogliono o no collaborare con il Comune di Caltagirone e se vogliono o no essere destinatari e beneficiari di incarichi affidati dal Comune. Tutti coloro che saranno interessati presenteranno domanda, sorteggeremo le domande alla presenza dei presidenti degli ordini professionali, quindi in un clima di assoluta trasparenza, e redigeremo degli albi.
e disporremo dunque di un albo di avvocati, di un albo di ingegneri, di un albo di architetti, di geometri, agronomi e via via discorrendo. Nel corso del quinquennio, tutte le volte in cui il Comune di Caltagirone, non disponendo all'interno delle risorse necessarie, avrà bisogno di affidare un incarico a un architetto, a un ingegnere, a un avvocato, cosa farà? Farà in modo che, approvata la delibera di giunta, venga individuato il primo della lista. Gli si farà la proposta, se la accetterà sarà beneficiario dell'incarico, se non dovesse accettarlo passerà in coda e inviteremo ad approvare ad accettare l'incarico il secondo e via via discorrendo. Questo principio, che si fonda sul solo presupposto della competenza e del possesso dei requisiti per svolgere l'incarico, farà sì che io possa da sindaco ritrovarmi ad affidare l'incarico ad un ingegnere, a un avvocato di area dichiaratamente opposta alla mia, col quale può anche accadere che io non mi parli, il quale avrà votato altro candidato sindaco, ma al quale io affiderò l'incarico. In una logica di trasparenza, perché il principio non sarà l'appartenenza politica, il principio sarà la professionalità e la disponibilità data al comune a ricevere incarichi. Questo meccanismo sovvertirà alla radice la possibilità che un solo avvocato, come tante volte è accaduto in molti comuni, finisse con l'essere da solo beneficiario di centinaia di migliaia di euro di incarichi di consulenza legale. Questo meccanismo annullerà alla radice la possibilità che un solo architetto, un solo avvocato, un solo geometra finisca col fare la parte da leone e prendere tutti gli incarichi. Questo consentirà al contrario di valorizzare le migliori professionalità che questa città ha, di consentire a tutti di avere un incarico e di poter far lavorare tutti con il Comune. Perché? Perché il Comune è la casa di tutti. Oggi mi voteranno a sindaco alcuni e non tutti, ma quando sarò sindaco io dovrò essere il sindaco di tutti. E anche nell'affidamento degli incarichi non dovrò guardare all'appartenenza politica, ma alla professionalità. La costruzione degli albi d'intesa con gli ordini professionali sarà lo strumento attraverso il quale io dirò alla città che rinuncio a questa discrezionalità, rinuncio a uno strumento che potrebbe portarmi molti più voti, molto più consenso, vi rinuncio perché questa città oggi ha bisogno di legalità e trasparenza. E questa proposta che noi metteremo in campo da subito, una volta al governo della città, e che nel corso di questa campagna elettorale illustreremo e presenteremo a tutti gli ordini professionali, rappresenterà l'asse fondante del nostro agire politico, un elemento che ci consentirà di dire: noi siamo diversi, noi sì rinunciamo agli strumenti clientelari e mettiamo in campo proposte concrete che aiutano i giovani architetti, i giovani geometri, i giovani avvocati e che danno pluralismo ed equità. Questa è una proposta fondamentale e io ringrazio Antonio per avermelo chiesto, perché anche e soprattutto i giovani avvocati, nella logica della rimodulazione del bilancio del Comune di Caltagirone, verosimilmente saranno destinatari di incarico, ma lo saranno tutti in una logica di equità e di trasparenza. Roberto, disoccupato o inoccupato, come sarebbe più utile dire, mi scrive: vi seguo su Facebook ma diffido dai tavoli tematici e dalla politica. Mi spiega cosa c'entra un tavolo su ceramica e attività produttive? Allora, Roberto, io penso che quando parliamo di Caltagirone o quando raccontiamo di Caltagirone in Sicilia, in Italia e nel mondo, immediatamente nell'immaginario del soggetto col quale stiamo parlando riconduciamo il nome di Caltagirone al nome della ceramica. Se questo è vero, vuol dire che la ceramica è, per antonomasia, il volano economico di questa città. Oggi è lo strumento che consente a 120 artigiani di tenere aperte 120 attività e 120 botteghe, ma è anche l'elemento che connota il nostro museo regionale, è l'elemento che connota parte dell'urbanistica, del tessuto urbano della nostra città. È l'elemento che connota la Scala Santa Maria del Monte, che è riconosciuta in giro e per il mondo come lo strumento migliore in grado di veicolare e promuovere la cultura e la città di Caltagirone. Ora io penso che noi la ceramica la dobbiamo coccolare, la dobbiamo curare,
E se tutto quello che noi pensiamo è vero, non v'è dubbio che è lo strumento migliore per rilanciare il comparto delle attività produttive, per rilanciare l'artigianato in una città che vive prevalentemente di terziario, che stenta a far decollare una vera e propria area industriale e che potrebbe e dovrebbe usare meglio lo strumento della ceramica, la ceramica come valore identitario e artigianale per promuovere e rilanciare cultura e turismo. Noi su questo abbiamo delle proposte concrete da fare, che escono proprio da quel tavolo, escono dalle proposte, dalle soluzioni, dalle curiosità che tanti uomini e tante donne che hanno partecipato al tavolo sulla ceramica e le attività produttive hanno avuto modo di proporre, mettere in discussione e che oggi sono il frutto di una valutazione condivisa, ridotta in sintesi, che noi rappresentiamo alla città. Noi pensiamo, per esempio, che Caltagirone vada reinserita a pieno titolo nel circuito nazionale delle città della ceramica, perché quello è un circuito incredibile che può offrire strumenti altri in grado di promuovere e rafforzare la cultura del turismo a Caltagirone. Pensiamo che Caltagirone debba assumere un ruolo leader in Sicilia fra le città della ceramica, con tutto il rispetto per Burgio, per Sciacca, per Santo Stefano di Camastra. Noi pensiamo che la storia di Caltagirone sia lo strumento migliore per consentire al sindaco della città di Caltagirone di assumere un ruolo leader in Sicilia per promuovere la ceramica come strumento in grado di rilanciare l'economia. E pensiamo che ciò lo si possa fare anche rilanciando il Museo regionale della ceramica, favorendo il processo di accelerazione del trasferimento dell'attuale Museo della ceramica da Via Roma e Giardino Pubblico al Convento di Sant'Agostino, che dovrà diventare la sede ottimale, in qualche modo il balcone attorno al quale, grazie al quale godere dello straordinario panorama visivo della città di Caltagirone. Ma noi pensiamo che il Comune debba intervenire per fare una serie di cose che sono necessarie a garantire un accesso qualificato al museo e una promozione del turismo e della ceramica in generale di qualità. Possiamo mai immaginare che a Sant'Agostino portiamo il Museo regionale della ceramica e tutta l'area attigua che sta alle spalle rimane nel degrado incredibile in cui vive oggi? No. E allora noi ci porremo il problema da subito di riqualificare quell'area, di ridisegnarla, di consentire a un autobus di giapponesi che vogliono vedere il Museo della Ceramica di poter arrivare con l'autobus alle spalle del museo. Questo significa rideterminare una nuova viabilità, risistemare tutta l'area allocata a ridosso del vecchio serbatoio. Significa anche rimettere in discussione la presenza di quella orribile antenna alla quale ormai ci siamo abituati, che deve scomparire dal tessuto visivo estetico della città di Caltagirone. E tutta quell'area, che poi è l'area a ridosso del Museo della Ceramica, a ridosso della Chiesa di San Nicola, alle spalle dell'Istituto d'Arte per la Ceramica, può diventare un luogo di servizi a supporto, a sostegno del turismo, del museo e della cultura della ceramica più in generale. Peraltro, questo ci consentirà di liberare gli attuali locali di proprietà comunale che ospitano oggi il Museo della Ceramica in via Roma e presso il Giardino Pubblico e di potervi lì allocare altre importanti istituzioni culturali. Penso alla Biblioteca di Caltagirone, che ha un patrimonio librario di straordinario valore, spesso non custodito all'interno dello stesso immobile di San Luigi, ma dislocato altrove, e che oggi ha buona parte di questo patrimonio che versa in condizioni precarie per l'umidità che vi è in quei locali. Pensare, immaginare ai locali liberati dall'attuale Museo della Ceramica in chiave culturale per ospitare l'immenso patrimonio librario del Comune di Caltagirone, oggi sparso in alcune scuole, che potremmo richiamare e ridurre in unità, ci consentirebbe di realizzare una straordinaria grande biblioteca all'interno di un grande polmone verde e ci darebbe la possibilità di consentire ai lettori di entrare in sinergia con la villa comunale, di rilanciare in chiave culturale la villa e di far sì che anche altre attività all'interno di quella villa possano nascere e creare lavoro e nuova occupazione.
Noi pensiamo che tutto ciò si possa e si debba fare e dimostreremo, senza l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive, come si può fare. Lo spiegheremo ai cittadini di volta in volta in ognuno di questi appuntamenti. Vi do appuntamento per mercoledì prossimo alle 21. Scriveteci al numero che vedete in sovrimpressione, contattateci con la nostra pagina Facebook, scrivete alla nostra email Televisioni Future. Ma per un futuro certo, per il futuro dei nostri figli e della città per la quale ci stiamo spendendo. Alla prossima!